analisi politica che è stata anche condotta oggi a Bologna. Non si è colpita questa emittente o quest'altra, anche se sono state denunciate persino tangenti. Si è parlato di frequenzopoli invece che di tangentopoli, dando conferma a dei sospetti o a delle intuizioni che persino noi qui a Verde TV avevamo avuto, così come avevamo avuto delle intuizioni quando avevamo detto che si poteva denunciare penalmente il ministro, e oggi è stato ricordato da autorevoli presenze in assemblea che in effetti nella formulazione di queste graduatorie ricorrono dei veri e propri reati anche in merito a false certificazioni di bilancio. Ma parlavo dell'analisi politica. Non si tratta qui di aver danneggiato questa o quella emittente, di aver sovvertito soltanto delle graduatorie, di aver preso la 40esima e aver tralasciato la 35esima. Non si è trattato soltanto di inserire in un elenco di future concessioni le emittenti di cui sono proprietari mafiosi in Sicilia, e sono state fatte precise denunce oggi a Bologna da parte di emittenti locali televisive siciliane, e di aver invece escluso dall'elenco giusto televisioni impegnate nella battaglia contro la mafia in Sicilia. Non si tratta solo di questo, si tratta qui di consegnare l'informazione in Italia al duopolio Rai Berlusconi, in particolare a Berlusconi, e di cancellare dalla realtà dell'informazione in Italia tutta quella realtà dell'informazione televisiva, per ora radiofonica, tra un anno locale, che costituisce invece uno strumento di partecipazione popolare e anche di formazione e di controllo dell'opinione pubblica. Ecco allora il documento che è scaturito a Bologna, che è stato approvato all'unanimità. L'Assemblea delle emittenti ha redatto ed approvato in conclusione dei lavori il seguente documento. Un documento approvato dopo ben 5 ore di dibattito. Sentiti numerosi interventi di emittenti televisive, si ribadiscono i seguenti punti. Rilevata l'assoluta e inderogabile necessità di un nuovo decreto legge che immediatamente modifichi l'attuale situazione di pericolo per l'emittenza televisiva nazionale e locale, l'invito al Ministro delle Poste Pagani alla non adozione di atti formali relativi all'oscuramento delle emittenti. Cioè, si è detto, occorre un nuovo decreto, intanto che non si proceda a ratifica del decreto del Ministro Pagani, che ci sia un altro decreto che invece ponga termine a questa situazione che può portare all'oscuramento di molte televisioni locali, l'invito al Ministro Pagani a non adottare atti formali relativi all'oscuramento delle emittenti. Rinvio al 28 febbraio 1993 e comunque dopo l'esame dei ricorsi presentati contro le decisioni governative in materia, delle decisioni sulle interruzioni dei programmi. Presenza di rappresentanza del coordinamento nazionale emittenti in lotta nella fase di discussione dei ricorsi presentati. Perché questo è importante. I ricorsi saranno presentati, ma bisognerà che ci sia una partecipazione democratica di rappresentanti delle emittenti per evitare che quel ministero che ha emanato illegittimamente e illegalmente questi provvedimenti sia quello stesso organo che poi li discute e li decide. La revisione della legge 223, la legge Mammì, da attuarsi nel corso della conversione in legge del decreto approvato dal governo in merito all'emittenza privata locale e nazionale. Questi sono i punti di sintesi emersi nel corso dell'Assemblea delle emittenti. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 70 emittenti in prevalenza dell'Italia del Nord, con considerevoli rappresentanze sia del centro che del meridione. Come dicevo, la manifestazione è stata presieduta dall'avvocato Aldo Bacchiocchi, presidente del Comitato per i servizi radiotelevisivi della Regione Emilia-Romagna. Hanno partecipato i rappresentanti anche di emittenti nazionali, Telecapri, Videomusic, TV Elefante, i rappresentanti di alcune associazioni nazionali di categoria, Terzo Polo, ANTI e CONNA, Coordinamento Nuove Antenne, il responsabile dell'informazione del PDS nazionale, Vincenzo Vita, una nutrita rappresentanza
del Movimento Sociale Italiano, tra cui l'onorevole Filippo Berselli, l'esponente della Democrazia Cristiana Andrea Borri, del Comitato Interparlamentare di Vigilanza sulla RAI, il presidente del Coordinamento Nazionale Comitati Servizi Radiotelevisivi Regionali, pensate, è il professor Vittorio Menesini, che presiede il coordinamento di tutti i comitati regionali televisivi e che è stato durissimo nella sua denuncia. Sono inoltre pervenuti messaggi di adesione dal presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna Federico Castellucci, dal senatore Luciano Guerzoni, dall'onorevole Pier Ferdinando Casini, dal segretario regionale del PDS Mauro Zani, ho letto poco fa le righe, e da parte del Partito Socialista regionale e dal prefetto di Bologna Domenico Sica. In conclusione l'Assemblea ha deciso di autoconvocarsi dopo le manifestazioni di giovedì scorso a Ceglie Messapico e a Bologna di oggi nel corso della prossima settimana a Roma. Quindi giovedì prossimo a Roma ci sarà una terza assemblea di lotta per un confronto con i gruppi parlamentari in vista dei provvedimenti di legge da adottarsi urgentemente, anche con decretazione, per il rispetto e l'esecuzione della richiesta dell'Assemblea. Insomma, l'Assemblea di Bologna di oggi ha chiesto un altro decreto che ponga termine alla vergognosa decretazione che il 12 e il 13 agosto il Ministro ha fatto. E su questo piano sono stati usati termini durissimi. Io ho annotato alcune di queste espressioni. Il presidente e coordinatore dei comitati regionali e radiotelevisivi, Vittorio Menesini, che citavo prima, ha parlato addirittura in maniera esplicita di mazzette, ha parlato di frequenzopoli, perché lo stesso ministro ha riconosciuto come in questi giorni le frequenze si stiano comprando e vendendo. Ha parlato di bustarelle del funzionario del garante, ha avanzato dei sospetti molto corposi persino sui funzionari del Ministero delle Poste, nei cui uffici pare che frequentazioni sospette facciano pensare anche che le graduatorie siano state manipolate, quindi si è parlato di manipolazioni di graduatorie. È stato detto anche che questa legge è una legge oscena e violenta, parole durissime. È stato proposto per il 1° settembre di oscurare le televisioni che aderiscono a questo comitato per un'ora in nome di una giornata nazionale della vergogna, e lo faremo anche noi, quindi il 1° settembre, il giorno in cui il ministro Pagani, secondo l'invito del Presidente del Senato Spadolini, sarà sentito perché convocato dalla Commissione parlamentare, tutte le televisioni che aderiscono a questo comunicato per un'ora oscureranno il proprio video in segno di protesta nel nome di una giornata nazionale della vergogna. È stato insomma denunciato uno stato di fatto che è sicuramente illegale e illegittimo. Ripeto, non si tratta di un'esclusione di questo, di quell'emittente, di rivendicare delle ingiustizie subite, anche se poi è emerso che sono state escluse dall'elenco delle concessioni proprio quelle emittenti che in ciascuna provincia si sono particolarmente distinte in un giornalismo di denuncia, in un giornalismo di impegno, in qualche caso in un giornalismo televisivo che non è stato servo di questo o di quel partito, che non è stato servo del potere. Facendo in fondo l'elenco delle televisioni escluse è emerso questo comune denominatore di televisioni che forse in qualche misura sono più libere di altre. Ma non si tratta soltanto di questo, si tratta di difendere l'informazione e il pluralismo informativo locale in Italia, anche nel nome dell'articolo 21 della Costituzione, che è stato più volte ricordato, è quell'articolo in cui la Costituzione italiana riconosce il diritto di espressione, il diritto di opinione e riconosce la impossibilità a chiunque di censurare o di
autorizzare preventivamente una testata giornalistica, insomma nel nome della libertà di stampa. Ecco dunque qual è il segno comune di alcune prese di posizione che arrivano anche in ANSA in questi momenti. 30 TV locali aderenti all'Associazione di Emittenti Cattoliche Corallo, informa una nota, hanno chiesto al ministro delle Poste Pagani di non procedere al rilascio delle concessioni televisive sino a quando le graduatorie non siano state radicalmente riformulate, sino a quando non ci sarà la discussione dei doverosi ricorsi che stanno per essere inoltrati dalle emittenti ingiustamente penalizzate. Altrimenti le TV aderenti all'Associazione Corallo, che si sono riunite oggi a Roma in assemblea, c'era un'assemblea a Bologna, c'era un'altra assemblea a Roma di quest'altra emittenti, altrimenti ricorreranno alla magistratura. Secondo questa nota delle TV aderenti all'Associazione di Emittenti Cattoliche Corallo, la situazione attuale è la conseguenza della legge Mammì, nata per sancire un sistema televisivo basato sugli aspetti mercantili della comunicazione, a scapito dell'informazione, della cultura e della promozione dei valori autenticamente umani. Insomma, questa è una battaglia di libertà e anche le associazioni cattoliche, di televisioni cattoliche, lo riconoscono. Si sono volute premiare, dicono queste emittenti associate cattoliche, si sono volute premiare le reti nazionali e regionali, quando non addirittura crearle artificiosamente, come le vicende delle Telepiù evidenziano, penalizzando le TV locali, fra le quali le cattoliche realmente radicate nel territorio. Un'altra presa di posizione è quella delle radio nazionali associate, e oggi è stato detto anche a Bologna che quel che sta capitando oggi per le televisioni capiterà fra un anno per le radio. Appare gravemente contrario a giustizia ed equità, dice la nota dell'Associazione delle Radio Nazionali Associate, appare contrario a giustizia ed equità imporre alle emittenti radiofoniche nazionali interessate di rinunciare dal 24 agosto scorso alla raccolta di pubblicità locale, quando ancora non vi è alcuna certezza circa l'esito delle domande di concessione. Insomma, l'impressione, che non è soltanto un'impressione ma diventa una certezza, è che il governo voglia regalare a Berlusconi anche la pubblicità locale. E questo lo si può fare tappando la bocca alle emittenti locali o restringendo i loro mercati, sì da impedirne la sopravvivenza. Per questo diventa una battaglia di libertà, perché a informare in Italia i cittadini non sia un solo soggetto. La libertà e la saldezza di uno Stato democratico derivano e dipendono anche da una pluralità di voci, perché il cittadino telespettatore possa sentire non una sola verità, perché questo è il segno contraddistintivo di un regime, ma abbia la possibilità di sentire più voci in un pluralismo informativo. E dal punto di vista dell'informazione locale, perché il cittadino telespettatore possa sentirsi informare anche delle vicende locali e non soltanto delle vicende nazionali, molte delle quali lo riguardano di persona, ma indirettamente. Il cittadino va informato e vuole essere informato anche delle vicende locali, delle scelte del suo consiglio comunale, del suo consiglio provinciale, delle dichiarazioni del suo consigliere comunale, del suo sindaco, del suo presidente della provincia, e ha diritto ad essere informato, così come hanno diritto ad informare coloro che si propongono come soggetti attivi dell'informazione, al di là di quello che può essere il ruolo della stampa scritta, che non è assolutamente in contrasto, anzi è complementare con il ruolo della stampa radio-televisiva. Anche la CGIL, che ha aderito al convegno nazionale delle emittenti escluse dalle concessioni che si è tenuto oggi a Bologna, ha sostenuto la necessità di non creare discriminazioni nell'assegnazione delle frequenze, rendendo visibili i criteri adottati. Le televisioni locali, ha sostenuto la CGIL, rappresentano un patrimonio di informazione e di intrattenimento da difendere. È ovvio che una regolamentazione dell'etere
porterà alla chiusura di alcune emittenti. È tuttavia indispensabile che i criteri e le graduatorie con cui sono rilasciate le emittenti siano trasparenti. Il sindacato si è anche detto favorevole alla Pay TV, purché siano definite dal Parlamento regole chiare per la loro attuazione. Ma qui il grosso punto è stato costituito per il momento dalle graduatorie. Graduatorie che sono illegittime, che sono già state compilate con criteri illegittimi, ma che sono state addirittura stravolte poi quando da queste graduatorie è stato compilato un elenco nel quale non compaiono le emittenti nell'ordine di graduatorie, ma con dei salti che il Ministero non spiega e che sono salti che si possono spiegare soltanto sulla base o di mazzette date a funzionari del Ministero delle Poste, a politici o a coloro che hanno fatto delle scelte che a questo punto sono illegittime e penalmente rilevanti. Infatti sulla graduatoria delle emittenti televisive, sulla graduatoria delle concessioni televisive cominciano a registrarsi le prime segnalazioni gravi, le prime interrogazioni parlamentari. Il deputato del PDS responsabile dell'informazione presente a Bologna oggi, onorevole Vincenzo Vita, ha addirittura detto che si apre un caso ministro Pagani. E quando ha detto che si apre un caso ministro Pagani ha voluto dire che si apre un caso ministro delle Poste. Va ridiscussa tutta la politica del Ministero delle Poste, che è una politica clientelare e gestita ancora con i vecchi metodi dei postini di Remo Gaspari. Insomma, si apre un caso Poste, perché si apre un caso ministro delle Poste, che è oggi il caso delle graduatorie delle concessioni e che potrebbe essere domani il caso delle concessioni, perché anche le televisioni che sono incluse nell'elenco delle concessioni dovranno averle le concessioni, non ce l'hanno ancora, sono promesse di concessione quelle che il ministro Pagani per ora ha posto in essere. Sulla graduatoria delle concessioni televisive c'è già un'interrogazione al ministro delle Poste da parte del deputato verde Alfonso Pecoraro Scanio. Le tre reti di Telepiù, dice Pecoraro Scanio, sono anomale rispetto alle altre nove ammesse alle trasmissioni nazionali, mentre appaiono molto più legittimate alle concessioni Rete Capri e Teleelefante che seguono nella graduatoria. Pecoraro Scanio ha anche parlato, vedete, quando qualcuno si è meravigliato di alcune espressioni dure che io ho usato in conferenza stampa a proposito delle graduatorie, altro che espressioni dure, io sono stato tenerissimo. Da parte di responsabili membri del Parlamento italiano, con tanto di immunità parlamentare tra l'altro, ci sono delle espressioni durissime, molto più dure di quelle che ho usato io. In questa interrogazione il deputato verde Alfonso Pecoraro dice che ci sono state infiltrazioni camorristiche o mafiose nelle TV locali che spesso dimostrano disponibilità economiche superiori a quanto è lecito aspettarsi. Quindi sono state commesse non soltanto delle ingiustizie, non soltanto sono state condotte delle operazioni poco trasparenti, ma addirittura è stato consentito il pieno della illegittimità nella formulazione di queste graduatorie. E allora, andando al dunque, qual è il risultato sintetico dell'assemblea di oggi di Bologna, assemblea alla quale, lo ricordo ancora, ho partecipato, e ci sarà un'altra assemblea giovedì prossimo alla quale pure noi parteciperemo. Il documento finale di questa assemblea vive essenzialmente su tre momenti principali. Lotta contro il decreto legge del ministro Pagani nel momento in cui dovrà essere convertito in legge, e ci sono state delle prese di posizione significative da parte dell'onorevole Borri della Democrazia Cristiana, di deputati del Movimento Sociale Italiano, del Partito Democratico della Sinistra, e in questo senso c'è anche un documento del Partito Socialista Nazionale di cui tra un po' vi dirò. Quindi primo momento, un decreto legge che nel momento in cui dovrà essere convertito dovrà essere combattuto.
L'onorevole Borri, che democratico cristiano, componente della commissione di vigilanza della RAI, l'onorevole Borri, quando ha detto che era contro il decreto Pagani dell'agosto scorso, 12 e 13 agosto, e quando ha detto che si batterà contro la sua conversione, si è sentito poi proprio da me fare questa domanda. Ma se il governo porrà ancora una volta la questione di fiducia, tu come voterai, considerato che l'altra volta eri contro la legge Mammì, ma hai votato a favore della legge Mammì perché fu posta la questione di fiducia e tu hai preferito votare la legge Mammì per disciplina di partito? E l'onorevole Borri mi ha dato questa specifica risposta, mi ha detto questa volta è diverso, perché tra l'altro è mutato il quadro politico. Quindi ci sono dei parlamentari della Democrazia Cristiana che persino nel caso in cui il governo porrà la questione di fiducia sono pronti a votare contro la conversione in legge di questo decreto che uccide almeno 200 televisioni locali in Italia, forse le migliori, non dico, comunque molte di queste sono quelle che il potere ha messo in una specie di indice delle televisioni proibite. Secondo punto, un nuovo decreto che proroghi anche per le emittenti finora escluse fino al febbraio del 1993 il termine per la possibilità di continuare a trasmettere, per evitare che un magistrato possa oscurare una televisione, come è accaduto in Siracusa quando una televisione ieri è stata oscurata per un'iniziativa forse troppo solerte di un magistrato. È stato precisato a Bologna che non è stato il ministro Pagani che ha chiesto l'intervento del magistrato, è stata una iniziativa autonoma di un magistrato forse troppo solerte. Terzo punto di questo documento che è stato approvato all'unanimità oggi nel corso dell'Assemblea nazionale di lotta delle televisioni escluse a Bologna, necessità di procedere al più presto, ma questi sono comunque tempi lunghi perché tempi del Parlamento italiano, a una revisione della Mammì. Considerato che questa legge oggi non piace più a nessuno, è piaciuta soltanto a Berlusconi, persino il ministro Mammì in questi giorni ha detto che la legge Mammì risulta superata e che se lui la dovesse fare oggi ne farebbe un'altra diversa. E allora ben venga una legge diversa. D'altro canto, lo ricordavo prima, persino un documento per molti versi ambiguo, lasciatemelo dire, del Partito Socialista Italiano, si tratta del settore costituito dal Comitato Regionale dell'Emilia e Romagna, parla insomma il responsabile regionale del Dipartimento Cultura del Partito Socialista Italiano, riconosce che la legge Mammì va superata, così come riconosce che è ingiusto chiudere le porte alle emittenti locali. L'unico aspetto di ambiguità di questo documento, è stato segnalato anche a Bologna, è che si continua a sostenere ancora, forse un po' troppo da vicino, l'insieme della strategia di Berlusconi. Questo è il comunicato stampa del Comitato regionale del Partito Socialista Italiano dell'Emilia e Romagna. I temi e le questioni sollevate nell'Assemblea delle emittenti radiotelevisive private, ospitata stamane presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna di Bologna, sono estremamente delicate e debbono rifuggire da ogni e qualsiasi atteggiamento demagogico. Come era facile prevedere, il rispetto da parte del Governo dei termini previsti dalla legge Mammì in materia di concessioni nazionali e locali avrebbe suscitato un caso di critiche e l'allarme dei tanti esclusi. Continuare a discutere se si è fatto bene o male a rispettare i vincoli di legge significa agire per impedire un intervento che metta finalmente ordine al sistema radiotelevisivo. Questa è una posizione che non condivido, che non è stata condivisa nemmeno a Bologna dalle altre emittenti, perché questo significa essere più realisti del re. Non si può negare che l'applicazione di questa legge sia stata altrettanto pessima di quanto sia stata già la legge Mammì. Quindi non si tratta di discutere, come si dice qui, se è stato fatto bene o male a rispettare i vincoli di legge. Qui non è stata rispettata la legge, sono stati citati casi su casi in cui la legge non è stata rispettata. Quando si dice
che Telepiù è nata dopo che è entrata in vigore la legge Mammì. Si dice cosa esatta, e d'altro canto non avrebbe potuto essere questo invece. Quando si dice che la legge è stata disattesa persino dal ministro, si dice cosa concreta, e ce ne sono state date delle precise dimostrazioni oggi a Bologna. Quindi non si può dire che è stato rispettato l'insieme dei vincoli di legge, è stata disattesa la legge nel momento in cui è stata applicata. Ma continua questo documento del Comitato regionale del Partito Socialista dell'Emilia Romagna: non sono comprensibili posizioni dilatorie o addirittura richieste di revisione sostanziale della legge. Se si preferisce l'attuale situazione, attendendo che una generalizzata liberalizzazione assegna al mercato il compito di selezionare e decidere chi deve sopravvivere, lo si dica chiaramente. Ma questo l'ha detto proprio il ministro Pagani, quale ha detto: noi daremo le concessioni anche alle piccole che non possono sopravvivere, e poi il mercato le farà fuori ugualmente. Ora, se questo è lo spirito con cui il ministro Pagani ha concesso o concederà le concessioni alle piccole emittenti alle quali ha promesso di concederle, pensate un po' quanto possa essere in buona fede il ministro. E quindi anche questa posizione comunque del Partito Socialista dell'Emilia Romagna è una posizione che può essere condivisa fino a un certo punto, perché chi dovrebbe dire allora, chi ha il compito di selezionare e decidere chi deve sopravvivere? C'è stato già chi ha deciso di selezionare e di decidere chi deve sopravvivere, e tutto questo, come è stato segnalato, non è stato fatto nel segno della trasparenza. Dove il documento del Partito Socialista regionale dell'Emilia Romagna va invece condiviso è lì dove si dice che va respinta la minaccia di oscuramento per quanti non hanno superato il primo esame del Ministero, che poi che esame è? Non è nemmeno un esame, perché si è in graduatoria e la graduatoria non è stata applicata nella sua essenzialità, cioè nel suo ordine. Quindi non si tratta di un esame. I telebocciati sono telebocciati per le amicizie che non sono state sufficienti per essere inserite in elenco, non perché non abbiano i requisiti. Anzi, molte delle emittenti, è stato denunciato a chiare lettere oggi a Bologna, che sono state inserite nell'elenco, non ci dovrebbero proprio stare per tutta una serie di illegittimità. E allora non si è trattato di un esame superato da alcune e non superate da altro. Pigliamo comunque il buono di questo documento. Persino il Partito Socialista dice che va respinta la minaccia di oscuramento per le emittenti che non sono state incluse in quel benedetto elenco del ministro. Quindi credo che il fronte sia piuttosto ampio di quanti richiedono che le televisioni non siano oscurate. E allora questo è un elemento di conforto ed è l'unico elemento importante, veramente importante, emerso oggi a Bologna, ed è un elemento sul quale si continuerà a costruire giovedì prossimo a Roma. Si è detto, e si è stati tutti unanimi nel dirlo, che quale che sia la sorte della Mammì, comunque un baluardo da difendere a ogni costo è non spegnere, di non oscurare le televisioni che finora non sono state inserite nell'elenco dei fortunati, perché spegnerle significherebbe poi non poterle più riaccendere. E è stato fatto un esempio che noi ci eravamo permessi di fare qui una sera. È stato detto, è come se noi condannassimo a morte qualcuno e lo uccidessimo, cioè se eseguissimo la condanna a morte prima ancora di esaminare il suo eventuale ricorso. Il giorno in cui esamineremo il suo ricorso e ci accorgeremo che aveva ragione, noi non potremo restituirgli la vita. E noi non possiamo chiudere delle emittenti televisive, che sono delle aziende, che sono delle imprese, e poi dopo, magari dopo mesi, dire a una sola emittente che aveva ragione e che pertanto può risorgere, perché nessuna emittente oscurata e chiusa potrà risorgere, così come nessun corpo, una volta che è stato ucciso, potrà risorgere. Fermiamoci qui per il momento, noi continuiamo in questa non stop di difesa
a rivisitare vecchi convegni, conferenze stampa, dibattiti, e lo stiamo facendo secondo un segno preciso: dimostrare come anche in Abruzzo noi avevamo per tempo denunciato i pericoli, la situazione. Noi avevamo avvertito l'opinione pubblica, ma anche i parlamentari, la classe politica, e continuiamo a denunciare l'assenza della classe politica teramana su questo fronte, almeno nella stragrande generalità dei rappresentanti, salvo casi singoli per i quali ringraziamo. Noi a suo tempo abbiamo avvertito anche la classe politica regionale, che ha disatteso completamente il problema, preferendo porsi a difesa di questa emittente o di quest'altra, sponsorizzata politicamente, emittenti presso le quali evidentemente hanno avuto anche spot gratuiti. Anche quest'altra denuncia va fatta, che è una forma forse diversa, ma altrettanto pericolosa e liberticida, di tangente. Continuiamo a rivisitare, saremo in video, l'ho detto, fino a quando non arriverà il ministro Pagani o fino a quando non arriveranno i carabinieri, continueremo a trasmettere. 27 agosto, un nuovo decreto legge che modifichi immediatamente l'attuale situazione di pericolo per l'emittenza televisiva nazionale e locale è stato chiesto da oltre 70 TV escluse dall'elenco per il rilascio delle concessioni nel corso dell'assemblea che si è tenuta oggi a Bologna. Una riunione in cui, nonostante l'approvazione finale di un documento unitario, non sono mancati i dissensi e le contestazioni anche nei confronti delle associazioni di emittenti Terzo Polo, Anti, Nuove Antenne, accusate da alcuni soci di non aver dato battaglia alla legge Mammì numero 223 del 90 finché si era in tempo, ovvero prima che fossero resi noti gli elenchi delle TV promosse. Per mediare le diverse posizioni si sta perciò costituendo il coordinamento nazionale delle emittenti televisive in lotta, che ha già ricevuto 200 domande di adesione e che intende battersi, si legge nel documento, perché il ministro delle Poste e Telecomunicazioni Maurizio Pagani conceda a tutti la proroga a trasmettere fino al 28 febbraio 1993 o comunque finché non saranno esaminati i ricorsi. Le TV in lotta chiederanno anche la revisione della legge 223 da attuarsi nel corso della conversione in legge del decreto approvato dal governo, oltre alla presenza di rappresentanti del coordinamento nazionale nella fase di discussione dei ricorsi presentati. 27 agosto, la CGIL ha aderito al convegno nazionale delle emittenti escluse dalle concessioni che si è tenuto oggi a Bologna. Ha sostenuto la necessità di non creare discriminazioni nell'assemblea delle frequenze, rendendo visibili i criteri adottati. Le televisioni locali, si legge in una nota, rappresentano un patrimonio di informazione e intrattenimento da difendere. È ovvio che una regolamentazione dell'etere porterà alla chiusura di alcune emittenti. È tuttavia indispensabile che i criteri e le graduatorie con cui sono rilasciate le emittenti siano trasparenti. Il sindacato si è anche detto favorevole alle pay TV, purché siano definite dal Parlamento regole chiare per la loro attivazione. Sempre sulla graduatoria delle concessioni televisive, una interrogazione al ministro delle Poste e Telecomunicazioni Maurizio Pagani è stata presentata dal deputato verde Alfonso Pecoraro Scanio. Le tre reti di Telepiù, afferma Pecoraro Scanio, sono anomale rispetto alle altre nuove ammesse alle trasmissioni nazionali, mentre appaiono molto più legittimate alle concessioni Rete Capri e Teleelefante, che seguono nella graduatoria. Pecoraro Scanio si è soffermato anche su possibili infiltrazioni camorristiche o mafiose nelle TV locali, che spesso dimostrano disponibilità economiche superiori a quanto è lecito aspettarsi.
27 agosto, in attesa di un'assemblea in programma la prossima settimana a Roma, le TV in lotta hanno lanciato una iniziativa di sensibilizzazione che dovrà coinvolgere, oltre agli editori e ai lavoratori delle emittenti che rischiano l'oscuramento, anche lo stesso pubblico. Per protestare contro il provvedimento è stato chiesto di inviare al Presidente della Repubblica cartoline con la frase slogan «Le TV locali non possono morire». Ma alcuni dei partecipanti al dibattito sono andati oltre e hanno proposto altre forme di protesta. Giacomo Fassino, rappresentante di due piccole emittenti toscane e presidente dell'Associazione Vittime dell'Ingiustizia, ha invitato a non pagare più il canone di abbonamento alla RAI. Fernando Napoli, amministratore di Telemax, una TV di Potenza, ha chiesto che lo Stato provveda ad un risarcimento per le emittenti che saranno definitivamente escluse dalle concessioni, tenendo conto degli anni di attività, del fatturato e delle attrezzature esistenti. Andrea Brundi, che si è definito professionista dell'alta frequenza e che ha assicurato di non lavorare per nessuna emittente, ha preparato un dossier che presenterà al Ministro, al Garante e al Presidente del Coordinamento Comitati Regionali Radio TV, in cui dimostrerebbe che le tre Telepiù sono fuori legge perché avrebbero acquisito canali dopo i termini fissati dalla legge. 27 agosto. Nonostante idee diverse sulle azioni di protesta, vi è accordo sui punti che la legge Mammì va rifatta e che le graduatorie sono state compilate con criteri discutibili e sono piene di errori. Inoltre, non si conoscono i motivi dell'esclusione e ci sono difficoltà a preparare i ricorsi. Ognuno ha una storia da raccontare, come Francesco Carruba di Telemarte, emittente siracusana, che ieri si è vista sigillare gli impianti di trasmissione con un decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Procura. Ci sarebbe una denuncia per trasmissioni abusive. Marzio Cesarini di Telestudio 43 di Tele San Marino ha detto, visibilmente commosso, che cominciano i problemi con le banche. Ma ho già i documenti per dimostrare che certe TV che hanno avuto la concessione hanno bluffato dichiarando dipendenti che non hanno. Tra i parlamentari presenti, Vincenzo Vita, responsabile dell'informazione del PDS nazionale, ha proposto l'istituzione di un'autorità per valutare l'operato del ministro, il cui comportamento, ha detto, è censurabile e costituisce ormai un problema politico. Il DC Andrea Borri, Commissione parlamentare di Vigilanza RAI, ha detto che è da combattere la tendenza a difendere gli spazi conquistati dal monopolio del settore privato, mentre per Altero Matteoli del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale i parlamentari dovrebbero mettersi davanti alle porte delle TV escluse per impedire l'entrata dei carabinieri. 27 agosto, 30 TV locali aderenti all'Associazione di Emittenti Cattoliche Corallo, in forma una nota, hanno chiesto al Ministro delle Poste Pagani di non procedere al rilascio delle concessioni televisive sino a quando le graduatorie non siano radicalmente riformulate in base ai doverosi ricorsi che stanno per essere inoltrati dalle emittenti ingiustamente penalizzate. Altrimenti le TV aderenti al Corallo, che si sono riunite oggi a Roma in assemblea, ricorreranno alla magistratura. Secondo la nota, la situazione attuale è la conseguenza della legge Mammì, nata per sancire un sistema televisivo basato sugli aspetti mercantili della comunicazione a scapito dell'informazione, della cultura e della promozione dei valori autenticamente umani. Si sono volute così premiare le reti nazionali e regionali, conclude la nota, quando non addirittura crearle artificiosamente come le vicende delle telepiù, penalizzando le TV locali, fra le quali le cattoliche realmente radicate nel territorio. Appare quindi gravemente contrario a giustizia ed equità, continua la nota, imporre alle emittenti radiofoniche nazionali interessate di rinunciare dal 24 agosto scorso alla raccolta di pubblicità locale quando ancora non vi è alcuna certezza circa l'esito delle domande di concessione.
Le radio nazionali associate alla RNA auspicano opportune integrazioni in sede di conversione del decreto legge e inoltre pretendono formalmente da tutte le forze politiche e dai responsabili del Ministero delle Poste il rispetto dei tempi fissati dal decreto legge del 14 agosto scorso per il rilascio delle concessioni e in specifico che vengano rese operative tutte le risorse e strutture necessarie ad assicurare la ultimazione della pianificazione entro il termine di 90 giorni dal 24 agosto scorso, tenuto conto dell'ulteriore decorso di 90 giorni che si renderà necessario perché le concessioni possano essere rilasciate entro il termine del 28 febbraio 1993. Un saluto cordiale ai telespettatori. Di fronte alla vicenda di questi giorni non posso tacere sia come cittadino sia come sacerdote. La vicenda riguarda la non inclusione di Verde TV tra le emittenti che avranno la concessione. Come cittadino sento il dovere di reagire perché è in ballo la libertà di pensiero, di parola e di comunicazione. Come sacerdote sento il dovere di informare perché siamo e sono in confronto e in lotta l'uomo merce e l'uomo schiavo e l'uomo libero. Mi piace iniziare questa conversazione facendo riferimento ad una poesia contenuta nel libro scritto da Arnaldo Di Tommaso intitolato Nei Vangeli e dintorni. Si tratta di un libro pubblicato alcuni mesi fa, precisamente nel mese di aprile 1992. A pagina 115 è una poesia intitolata Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Non leggo l'intera poesia, ma semplicemente la parte centrale. Scrive il professore Di Tommaso, che, come si sa, è docente di filosofia presso il liceo pedagogico di Teramo. Dice così: dovunque ho visto l'uomo, ho visto l'ingiustizia. Dovunque ho visto l'ingiustizia, ho visto la violenza. Dovunque ho visto la violenza, ho visto la paura. Dovunque ho visto la paura, ho visto l'uomo. Dunque il cerchio dentro il quale si muove l'uomo, secondo il professore Di Tommaso, è costituito da ingiustizia, violenza e paura. Io rispetto la sua visione, può darsi che egli abbia colto una situazione assai diffusa, può darsi però che nel mondo ci siano delle eccezioni. Tuttavia, le sue riflessioni si adattano perfettamente al nostro caso. Nel caso cioè di Verde TV, che non è stata inclusa tra le emittenti che avranno la concessione, nel caso di Verde TV si tratta di ingiustizia, di violenza e di paura. Innanzitutto si tratta di ingiustizia perché la legge, la famosa legge Mammì,
la 223 del 1990, non è stata rispettata, almeno in molte parti, dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. Infatti, la legge, all'articolo 34, obbligava il Ministro, in sede di prima applicazione della legge, a rilasciare le concessioni entro 90 giorni dalla data di emanazione del regolamento. Faccio vedere ai telespettatori il numero della Gazzetta Ufficiale di giovedì 9 agosto 1990, il quale riporta appunto la legge 6 agosto 1990, la numero 223, che ha come titolo Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Ebbene, prendiamo l'articolo 34, il numero 3 di questo articolo parla di prima applicazione della legge e poi al numero 6 si legge espressamente così: il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre 90 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. Ebbene, il regolamento applicativo è stato pubblicato molto tempo fa, sono passati gli 90 giorni e il Ministro nel frattempo non ha rilasciato le concessioni come invece la legge obbligava a fare. Quindi si tratta di una ingiustizia, ossia di un non rispetto della legge. Poi si tratta di una violenza, perché è violenza il negare i diritti, perché è violenza quando si agisce con prepotenza, si va al di là della lettera e dello spirito della legge, si concedono privilegi e non si riconoscono i diritti. E infine vi è paura, si ha paura delle libere voci. Bertolt Brecht diceva che l'uomo ha un difetto e il difetto è quello di pensare. Ebbene, il Ministro delle Poste è stato sollecito nel correggere questo o questi difetti del popolo italiano, impedendo di pensare e cercando di non dare la concessione a tante emittenti libere che funzionano in Italia. Ebbene, dopo questa premessa, io mi limito a fare due osservazioni sulla vicenda che appunto riguarda Verde TV, la città di Teramo e in genere la nostra provincia per quanto riguarda Verde TV ed altre emittenti locali, ma è un problema ancora più vasto perché in questi giorni tutta l'Italia è interessata a risolvere positivamente il problema delle TV locali che rischiano di non avere la concessione governativa. Ebbene, due sono le osservazioni che mi limito a fare. La prima riguarda la concessione sui generis di graduatoria che ha il Ministro delle Poste, l'onorevole Maurizio Pagani. Noi sappiamo che nella graduatoria, soprattutto quando è concorsuale, ma in ogni graduatoria ci sono due settori.
c'è il settore degli idonei e il settore di non idonei. Gli idonei sono quelli che vengono ritenuti utilmente collocati, invece i non idonei sono gli esclusi. Chi è utilmente collocato nella graduatoria viene chiamato in rapporto alla disponibilità dei posti, e se i posti sono tanti, tutti quelli che sono utilmente collocati vengono incaricati e quindi ad essi si affida una mansione. Ora, il motivo che il ministro ha adotto per non concedere o non promettere di concedere l'autorizzazione a Verde TV, il motivo è indicato da queste due parole: perché Verde TV non è utilmente collocata. Come i telespettatori sanno, perché ormai la graduatoria è stata presentata in parecchie occasioni, la faccio rivedere anche in questa circostanza, è una graduatoria pubblicata dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. Per quanto riguarda l'Abruzzo, la televisione Verde TV è collocata al 35esimo posto, dopo di essa ve ne sono 49 oppure 52, perché è un rebus pure il numero complessivo delle richieste inviate al Ministero. Secondo una graduatoria, dall'Abruzzo sarebbero partite 84 domande, secondo altra graduatoria, sempre proveniente dal Ministero, le domande sarebbero state 87. Ebbene, in questa graduatoria Verde TV è collocata al 35esimo posto. Ebbene, si dice nella motivazione, non è collocata utilmente. Non si riesce a capire il significato di questo avverbio, perché la graduatoria ministeriale non distingue appunto il settore delle TV idonee e il settore delle TV non idonee. La graduatoria è unica, tutte le domande sono state collocate in un'unica graduatoria e quindi c'è da pensare che tutte le domande siano utilmente collocate. Poi il numero delle frequenze è limitato e quindi viene dato a chi è più facilmente collocato ai primi posti, ai migliori posti della graduatoria. Ebbene, Verde TV al 35esimo posto non sarebbe utilmente collocata, mentre altre TV che in graduatoria occupano un posto molto inferiore, ben 11 di quelle 52 o di quelle 49 che si trovano dopo Verde TV, quelle invece sarebbero utilmente collocate. Probabilmente a noi sfugge un criterio di valutazione, perché nella graduatoria sono riportate dei punteggi ben precisi in base a dei criteri specificati per ogni domanda e per ogni emittente TV. Probabilmente, dicevo, ci sfugge una colonna, un settore che potrebbe essere intitolato così: raccomandata di oppure raccomandata da questa domanda o questa emittente, e in base appunto a questo settore che ci sfugge, alcune richieste sono ritenute utilmente collocate e altre invece richieste ritenute non utilmente collocate. Ma dicevo, l'esperienza e il buonsenso insegnano che quando si stila una graduatoria vengono presi coloro che si trovano ai posti migliori della graduatoria e ad essi vengono assegnati gli incarichi. Invece
nel caso del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, alcune domande che si trovavano all'ultimo posto sono passate tra le prime, e altre invece che erano collocate gradualmente in graduatoria in un modo migliore sono state escluse. È vero, nel Vangelo c'è scritto che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, ma in questo caso i primi sono rimasti primi e gli ultimi sono diventati pure primi. Quindi non si tratta del Vangelo autentico, ma si tratta di un Vangelo apocrifo. La seconda osservazione riguarda la concezione particolare che ha il ministro circa la natura della legge. La legge ha un valore vincolante, la legge è obbligante. Ora, secondo la concezione assolutistica, la legge obbliga i sudditi, invece il re, il legislatore, è sciolto dal vincolo della legge. Il re è un assoluto, un alege solutus, sciolto dall'obbligo di rispettare la norma. Invece, in una concezione democratica, la legge ha un valore obbligante per tutti. Nei nostri tribunali noi leggiamo la espressione «la legge è uguale per tutti». E quindi c'è a confronto in questo caso una duplice concezione. La concezione assolutistica di colui il quale si ritiene al di fuori e al di sopra della legge e la concezione democratica di chi sostiene il valore universale, il valore generale della legge. Che si tratti nel caso specifico di una concezione assolutistica risulta da un esempio pratico. Il ministro ha promesso di dare la concessione a coloro i quali o non hanno fatto domanda, oppure hanno fatto domanda dopo il 23 ottobre 1990. Infatti quella legge citata entrò in vigore il 23 agosto del 1990 e coloro i quali avevano in funzione un qualche esercizio o radiofonico o televisivo dovevano inoltrare domanda entro 60 giorni, ossia il 23 ottobre 1990. Ma dicevo che il ministro ha preso in considerazione e ha dato e ha promesso di dare la concessione a coloro che o non hanno fatto per niente domanda, come è scritto nell'elenco, oppure a coloro che hanno fatto domanda dopo la scadenza dei termini, cioè il 23 ottobre 1990, oppure ha promesso di dare la concessione a coloro i quali hanno aperto gli esercizi televisivi successivamente alla legge Mammì, compiendo un abuso, e non ha rispettato sempre l'articolo 34 della 223 è precisamente il numero 6. Leggo infatti, rileggo questo numero 6 proprio per far vedere come il ministro non ha rispettato la legge perché si sente al di fuori, al di sopra della legge. Entro infatti 90 giorni, entro infatti 90 giorni dalla data di emanazione del regolamento, il ministro doveva concedere le concessioni a coloro che avevano fatto domanda oppure doveva rigettare le richieste di autorizzazione. Tutto questo non è stato fatto nei tempi.
tempi stabiliti e quindi si è avuto un numero enorme, straordinario di domande e ha reso difficile, più di quanto potesse esserlo, ha reso difficile l'applicazione di questa legge 223. Una strada che poteva seguire Verde TV era quella di rivolgersi o a qualche partito politico o a qualche uomo politico per la raccomandazione. Esiste in Abruzzo un santuario che si trova a San Demetrio dei Vestini, in provincia dell'Aquila, dove è venerata la statua della Madonna sotto il titolo Nostra Signora dei Raccomandati. Alcuni componenti di questa editoriale Verde TV conoscevano l'esistenza del santuario a San Demetrio dei Vestini e si sono rivolti a dei monsignori a chiedere il loro parere e i monsignori hanno risposto che quella non era la strada più adatta per ottenere l'autorizzazione da parte del ministro. Noi ad ogni modo stiamo constatando che ci sono degli individui quali cercano di fermare le lancette dell'orologio o addirittura di spostarle all'indietro. La violenza può consentire questo o peggio, però non riuscirà mai a fermare il tempo. Arrivederci. Bologna, 26 agosto 1992, emittenza locale, documento della giunta provinciale. La giunta della provincia di Bologna ha approvato un documento in merito all'emittenza televisiva locale in relazione alle ripercussioni che stanno avendo anche nella nostra provincia le decisioni adottate dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni e dal Governo con il decreto sulle concessioni televisive dello scorso 13 agosto. Questo è il testo approvato. La Giunta della Provincia di Bologna esprime forte preoccupazione per le decisioni assunte con il decreto sulle concessioni televisive del 13 agosto. La Giunta rileva che il provvedimento governativo, invece di diradare la confusione creatasi attorno ad un particolare problema e in questo caso disciplinare equamente una realtà cresciuta negli anni senza regole precise, si è riuscito a scontentare non solo le emittenti escluse dalle concessioni, ma anche parte di quelle che vi sono rientrate. Molte di esse infatti si sono viste penalizzate nella graduatoria finale rispetto ai requisiti dichiarati. Per quanto riguarda la zona del Bolognese risulta tuttora inspiegabile la mancata concessione a Teleimola, provvedimento che disattende le indicazioni del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Colpisce inoltre sul territorio regionale l'esclusione di Tele Santerno e Tele San Marino. Ci si domanda allora quali criteri siano stati realmente adottati e in quale misura siano effettivamente stati tenuti nel giusto conto anni di lavoro, crescita di professionalità e bacino d'utenza. Tali esclusioni penalizzano realtà che in questi anni sono state un punto di riferimento anche per gli enti locali nel quadro più complessivo di una situazione editoriale che, gravata da pesanti segnali di monopolio, pregiudica seriamente le condizioni per una continuativa produzione di informazione nei piccoli e medi centri locali. La Giunta della Provincia ribadisce come tale epilogo oscuri una espressione importante della pluralità sociale e si dichiara solidale con i lavoratori delle emittenti escluse.
chiede che il governo proceda a un ravvicinato riesame delle graduatorie nel pieno rispetto dei criteri già evidenziati dal Comitato regionale e nel mantenimento di uno spirito di effettivo libero confronto. In occasione dell'Assemblea nazionale dell'emittenza locale convocata dal Comitato di lotta in programma domani a Bologna, esprime infine l'augurio di un proficuo lavoro. Bologna, 27 agosto 1992, Assemblea TV in lotta, dichiarazione di Saracino Cosimo, presidente della TNM SRL, TV di Nichelino in provincia di Torino. Sono qui come tutti per aver appreso dalla stampa e non dal Ministero che l'emittente TNM non ha ottenuto la concessione. A tal caso ho esaminato attentamente le varie graduatorie presso il Circolo Costruzioni di Torino, scoprendo delle cose assurde. Esempio, due società hanno ottenuto la concessione denunciando gli stessi impianti. Emittenti che non si sono mai viste in Torino e provincia hanno ottenuto la concessione regionale. Emittenti che trasmettono su due canali con lo stesso segnale e marchio nello stesso bacino di utenza, Rete Reporter, Teletime. STLP ha ottenuto la concessione eppure non si è mai vista in Torino e provincia. Rete San Venan e Tele E21 e Studio Nord hanno ottenuto più concessioni con gli stessi impianti. Ho fatto questo elenco di emittenti locali, ma non sono da trascurare le emittenti di Berlusconi che hanno fatto tutto quello che hanno voluto, anche apportando modifiche agli impianti, dopo il 23 ottobre 1990. Ritengo che la legge vada rivista nella sua trasparenza totale, tenendo in considerazione tutti i punti per evitare lo spegnimento o addirittura il fallimento delle emittenti locali. Bologna, 27 agosto 1992, Assemblea TV in lotta, Aula Magna, Regione Emilia-Romagna. L'amministratore delegato di Telesanterno, l'ingegner Flavio Bighinati, a conclusione dei lavori ha dichiarato piena soddisfazione per quanto detto dai rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dall'avvocato Porta e in generale dal tavolo della Presidenza. Per la prima volta, dopo tanti anni di attività, ho registrato dichiarazioni votate all'interesse del settore al di sopra dei singoli interessi dei privati. Può essere che da una cattiva legge, dalla conseguente pessima applicazione, possa veramente nascere un comitato di lavoro che realizzi qualcosa di positivo, trasparente ed utile per l'informazione pluralista e in generale per la comunicazione del nostro Paese.